Chiude lo stabilimento verbanese della Barry Callebaut, la notizia è arrivata questa mattina come un fulmine a ciel sereno, la direzione lo ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori che ora sono riuniti qui ai cancelli, non si fanno entrare camion, non si fanno uscire, è sciopero, è stato proclamato lo sciopero, domani ci sarà anche una manifestazione, sono 115 le persone che resterebbero senza posto di lavoro. Nella mattinata di oggi sono state convocate le RSU dello stabilimento di Intra, congiuntamente alla segreteria, e tutto ci aspettavamo tranne che l'azienda ci tirasse uno scherzo del genere. Hanno comunicato che nel primo trimestre 2025 lo stabilimento di Intra sarà soggetto a chiusura totale dello stabilimento, abbiamo provato a chiedere ma i volumi, non c'è interesse per questo, è solo una decisione presa a livelli europei dal Belgio, ma la cosa che fa più specie è il fatto che anche negli incontri, perché noi abbiamo rappresentanti a livello di CAE aziendale, non è mai stato dichiarato questo tipo di paventata questa possibilità, anzi il tavolo interno, negli ultimi tavoli interni avevamo anche parlato di turnover sulle persone, quindi sostituzione e cercare di portare avanti quelle che erano le necessità produttive dello stabilimento della società. Fa specie che ogni anno questo gruppo arrivi sempre nel periodo di settembre ad avere novità che comunque non vengono mai condivise. Questo è un po' lo scenario delle multinazionali che lavorano a livello europeo, che guardano semplicemente a livello di numeri quelle che sono le condizioni e non le condizioni realmente del tessuto sociale. Questo sarà un grosso, questa ristrutturazione, o meglio questa chiusura, avrà un grosso impatto sociale sul territorio del VCO, perché è uno degli stabilimenti che bene o male riusciva ancora a governare e a dare occupazione e reddito e profittabilità al territorio. Sicuramente noi chiediamo l'attivazione di un tavolo che sia non solamente territoriale ma anche a livello regionale. Voi ovviamente combatterete per difendere i vostri posti di lavoro, quali sono le prossime iniziative? Certo, combatteremo fino all'ultimo, siamo 115 dipendenti più le ditte esterne, quindi oggi abbiamo organizzato le ultime 4 ore di sciopero su tutti e 3 turni, mattino, pomeriggio e notte, domani 8 ore di sciopero e ci sarà un corteo, c'è il ritrovamento qua davanti all'azienda, facciamo un corteo fino al sindaco, quindi fino a Pallanza, tutti insieme. Ecco, lei lavora qua da 32 anni, di crisi ne avrà viste, ma la fabbrica è sempre andata avanti. Sì, c'ero quando c'è stato il passaggio da Nestlé a Barry Callebaut, solo che non è stato così l'impatto così forte, quindi la Barry Callebaut purtroppo ha questo metodo molto molto forte e negativo, infatti hanno fatto anche con questa azienda a Norstedt in Germania la stessa cosa.